Sì, è vero. Ogni tanto mi capita. Ogni tanto ci ripenso. Come sarebbe stata la mia vita senza il calcio? Ormai nella mia esistenza è una presenza pesante, indelebile, costante. Le mie giornate, le mie estati, i miei weekend, la mia personalità. Tutto sarebbe diverso. Amo ogni cosa del pallone, anche dover faticare, correre e sudare, per poi ottenere il minimo indispensabile. Ho iniziato tardi, non ho fatto le giovanili, non sono un fenomeno, ma ci metto sempre il cuore. Sempre. Forse anche qualcosina di più. Forse per me ci giocherei tutti i giorni, lo guarderei tutti i giorni, ne parlerei tutti i giorni. Quanto darei per vivere la quotidianità a stretto contatto con una palla e un campo in erba verde? Vivere la settimana mentre preparo nei dettagli una partita importante. Appuntarmi idee, schemi, tecniche, trucchi o espedienti per arrivare all'obiettivo comune a tante persone diverse e sparse in tutto il mondo. Vincere. Emozionarmi per un gol, arrabbiarmi per un errore della difesa, piangere per un risultato raggiunto, gasarmi a tal punto da non dormire la notte, dimenticarmi persino di mangiare per la troppa ansia accumulata durante gli allenamenti. Mi accontento, sì, ma perché già vivere il calcio come faccio io è tanta roba. Aver sempre voglia di allenarsi, di mettersi in mostra, di sfidare se stessi e scommettere contro la propria persona è fantastico, aiuta a migliorare anche fuori dal campo. Sentire sulla propria schiena il brivido inconfondibile di una partita importante, da vivere come tifoso. Ragionare, provare a capire, voler far conoscere le proprie idee attraverso il web con tutti i canali che ho a disposizione. Chiudere gli occhi, fantasticare e sorridere al solo ricordo di una partita in particolare e dell'esperienza che c'è stata dietro a quei 90 minuti. Potersi vantare di dire io c'ero, sia in presenza di una vittoria tanto desiderata, quanto in una sconfitta che fa male anche ad anni di distanza. Potresti essere ovunque, nello stadio più bello del mondo o nel tuo giardino dopo una pizza con gli amici. A Parigi, davanti alla Torre Eiffel adibita a festa, o a casa di un tuo fratello di tifo, accompagnato da urla di gioia e di speranza. Preoccuparsi della possibile partenza di un calciatore a quale sei particolarmente affezionato e non crederci all'acquisto di un campione che mai avresti pensato di vedere nella tua squadra. Discutere con i colleghi, tifosi delle terre rivali, scherzare con gli amici legati ad altri colori. Rispettare gli avversari dopo aver passato un'ora e mezza da nemici piene di legnate e di magie, sentirsi realizzati e pieni di energia dopo un gol segnato. Adrenalina pompata al massimo che ti fa innalzare fino al punto più elevato del mondo, fino a farti credere di essere il capo di tutto e di tutti. Amicizie strette con persone lontane, voli presi soltanto per seguire i tuoi beniamini, chili interi di magliette acquistati a suon di denari. Queste e tante altre cose che non mi sono passate per la testa sono il mio concetto di calcio e nessuno mai potrà farmi odiare una delle cose che più al mondo mi fa sentire vivo. Davvero qualcuno lo reputa soltanto un gioco? Davvero si può riassumere tutto questo in 22 sfigati che corrono dietro ad una sfera? Davvero a qualcuno non batte il cuore seguendo la sua squadra preferita? Davvero? Sì, davvero. Sono davvero cose che non capisco e che non capirò mai. Ma chi sei? Che mondo è questo?